Nevolo, Gran Taparei e Luna. Qua c'è la Gran Taparei, credo che debba girare dietro quel costolone. Fa tutta sta salita nell'ombra ripidissima, là si vede ancora il rifugio, pieno di francesi e stranieri, stanno ancora là bambanando. Io invece sono partito subito e devo aver tirato giù qualche madonnina da qualche cima, mi spiace, ma mi ha fatto imprecare dopo quella salita di ghiaccio puro, anche coi coltelli non si scivolava. Boh, adesso vado dietro con la spalla e vediamo di andare sotto la parete della Gran Taparei. Ma che penare, condizioni impellabili. Là è tutto ghiaccio, ho dovuto farla con gli sci in mano, un bel pezzo della spalla. Peccato, se no si poteva pellare molto meglio, ma si è sciolta di notte, di giorno, e si è congelata completamente di notte. Neve trasformata. Adesso sono quasi le 8 del mattino e è un ghiaccio unico. Vabbè, abbastanza tritata, l'hanno fatta qualcuno, adesso credo che debba prendere quel canalino, andare su quella spallata, dietro ci deve essere il ghiacciaio della goletta e poi si punta la Gran Taparei che è là. Là dietro invece è la via che si fa per la Zantelena. E quella là in alto in fondo è la Punta Galisia. Boh, adesso vedo se riesco a farlo con le pelli, perché anche qua in alto è ancora abbastanza trasformata la neve. E salire su di là. Oh, eccoci arrivati sul ghiacciaio. Quella lì a sinistra è la Gran Taparei, quella là in fondo è la Zantelena e quella là è la Becca della Traversiere. Eccole lì, dunque questa è la Gran Taparei, e ora provo a graffin là, si vede qualche traccia, parcheggio là gli sci e poi si va su in alpinistica a raggiungere la cima. Là c'è la Zantelena, quella è la Becca della Traversiere, dietro di qua il ghiacciaio fatto, là il Gran Comben. Là il Gran Menon, dietro di qua prima si vedeva il Gran Paradiso, il Rivola. Qua fa freddo adesso, all'ombra. Boh, adesso provo a fare quello strappone lì, mollo la sci e si va su. Il reprene continua a volarmi sopra la testa, sarà già il quarto passaggio che fa. Eccolo qua, ciao! E tanto fa dei vuoti, spero che non precipiti. Questa via! Vabbè. Boh, ho preso le picche, ho messo i ramponi, adesso provo a salire su di qua. Ok, primo balzone bello ripido da sottopassato. Qua c'è un po' un pende meno. Ora c'è da affrontare quel canaletto, quella salita ripida, poi là sopra dietro ci dovrebbe essere un colle, una sella, e poi da lì c'è una cresta, si raggiunge la cima. Quasi il canalino un po' roccioso, qui un bel ripone mi sono fatto. C'è il bellissimo ghiacciaio a Sant'Elena, da dietro c'era uno schialto. Qua si fanno passaggi così, canalini tra roccioni, sperando di arrivare al colletto dietro. La vetta ormai di dietro. Ah, sole! Allora, selletta e doppio cima. Pennata, eccola l'uscita dal canale, sotto da tutto il ghiacciaio. Allora si incomincia a vedere la ghilda tra la tetta. L'aeroplanino non smette di volare, finirà la benza, Vabbè, dai, punto la sella. Ecco la cresta finale della sellaretta. Giornata bellissima anche oggi, Gran Paradiso. Ci passo quasi in cima, mi manca sta spalletta. Ha fatto schifo, troppo ghiaccio, e invece l'alpinistica bella, dire proprio una bella alpinistica, mai rischiosa, mai impegnativa, dal senso di quel senso lì, ma bella impegnativa, sulla forza, sulla lenta, di 5 gradi, qualche passaggetto di roccia, cristina morta, cominciava a stare in terra, adesso un po' di crocette. Bellissima, la finistica, la retta, adesso vediamo com'è.
questa è la più alta, in quella più bassa che dietro con la gobba ci hanno messo tipo una crocetta o qualcosa, ma la cima più alta è questa qua, eccola qua. Ah, ecco cos'è l'aereo. Non era uno schialpo quello di prima, è l'aereo che atterra sul ghiacciaio. Sarà qualche scuola, fa un po' di pattinaggio e poi decolla forte. Pensate. Comunque qua c'è la Zantelena, la becca della traversiere, eccola, eccola là di fronte. Quella lì è la, quella dietro alta è la Guilde della Gran Sassiere. Là è tutta zona francese. Qua si vede il Monte Bianco, là dietro Grand Jurasse, il Dolen. Là il Grand Combin, tutta la valle centrale, Aosta, Cervino, Monte Rosa e davanti Grand Combin e Gran Nome Non, Grivola, e qua tutto il muraglione del Gran Paradiso con Tresenda a destra, Ciarforon, Becca di Monciaire. Qua tutto il vallone che ho fatto l'anno scorso e là è la Punta Galisia, quella là in fondo in alta ma vicina. Quella là in fondo dietro invece mi pare che sia Francia. Boh, bello. Vedevo l'ora di farla. Ma non è difficile, però insomma in giornata un bel tirone. Ci avevo messo circa 4 ore, sono partito che erano quasi le 7 del mattino. 7? No, erano quasi le 6. 7, 8, 9, 10, sì, un 4 ore circa. Un bel tirone in giornata, di solito si fa in 2 giorni. Boh, adesso relax e poi si torna giù. Eccoci qua, aspetta la Gran Taparei. Voilà. Bella cima, non avevo dubbi, ma devo dire che è veramente bella, panoramica. Ecco, se non volo giù è meglio. Panoramica, poi con questa giornata si apprezza veramente bene il tutto. Facendo merenda, bella vista sulla Zantelena, su tutto il ghiacciaiazzo. Vediamo se si vede qualcosa di qua, è un po' corniciato. Ok, eccolo, anche tutto su giù di là. Questa è tutta la cresta sommitale, dietro poi vedremo anche la cima un po', la seconda cima un po' più bassa. Oh, bene, non fa neanche freddo, cioè fa freddo ma non da impazzire. C'è vento, strano. Boh, Gran Paradiso, anche lui là, Grivola, Cervino e Monte Rosa. Ecco, questa montagna è particolare, beh, come tante in realtà, perché ha due corne, due cima, divise da una sella, e da qua si apprezza bene come è fatta la cima, cioè quella è la cima, la più alta, dove sono stato prima. Che dalla sella è facile da raggiungere, tra l'altro in invernale, ed è la vetta, la vera vetta. Poi c'è tutta questa cresta qua, no, così. Poi adesso io scendo giù di là, e quella là in fondo è la seconda cima, un po' più bassa, infatti anche qua sono già più in alto, dove c'è una Madonnina piccolina, un tripodino, ed è la vetta che si può fare anche in estate o anche adesso volendo, uno si fa un po' di roccette lì e va su. Però la cima vera è quella lassù. Solo che lì hanno messo la Madonnina lì, anche perché, un po' come lo Zerbion e tutte, danno verso la vallata. Infatti da qua si vede la vallata, protezione della vallata di Rem, che è quella là. È il rifugio di Benevolo che sta sotto. Quindi la Madonnina che guarda la vallata. Infatti quella cima è quella che si vede dalla vallata. Il paretone, quello verticale, è quello sotto di me. Invece là, quella vetta non si vede perché è nascosta dietro, però è la cima più alta. Roblanino sta ancora facendo scuola. Qui è sempre bello il panorama davanti alla Zantelena, tutto sto ghiacciaio qua sotto. Boh, adesso torno giù con calma. Bella, un'altra bella giornata. Ogni tanto le becco anch'io, eh. Là c'è il Cervino, il Monte Rosa. E compagnia amica. Era il Monte Bianco. Oh, eccoci qua su questa bella cresta che porta in cima alla Gran Taparei. Ah, ora c'è un bel sole, aria fredda, ma il sole è bello caldo, ormai siamo a metà mattina, sono le 10:30. Boh,
ma io mi appresto già a scendere. Bello, questo bel sole me lo godo un po', perché sono abituato a dei freddi micidiali e adesso questo freschino è quasi una goduria. Boh, si va giù qua, c'è un bel saltino qua da fare e poi giù tutto quel canale roccioso e via. E si fa ritroso, dovrei fare la stessa strada. Eccoci qua, ma sì, fatto 30, fatto 31. Ecco, ma sì, visto che si dice la Madonnina, proviamo. Però c'è molto da tribulare, eh. C'è da fare secondo me anche un quarto grado di arrampicata, ho dovuto mollare addirittura i guanti in un buco e le due picche. Avevo bisogno proprio di mani nude belle appigliate. E infatti è un po' da tribulare. Per il resto poi insomma ci si arriva. Ecco, là si vede la vetta, quella dove ero prima, si fa tutta la cresta e poi si arriva qua. C'è un salto, un muro dietro, là dietro. Ecco, dietro quella lì c'è un saltone verticale e poi si sale qua e si rifà la cresta. Oh, qua c'è la Madonnina che domina la valle di Rem, eccola lì, si vede anche il rifugio benevolo, eccolo là, eccolo lì, tic, in quella zona lì. Oh, adesso bisogna ridiscendere, pian pianino, ecco qua il trittico, la Becca di Traversiere, Sant'Elena e la Gran Taparei che è qua, con le due cime raggiunte tutte e due in questa bellissima giornata. Sole bello caldo adesso. Ecco qua, Madonnina vista di fronte, Sant'Elena sullo sfondo. E di là, l'altra cima. Ok, c'è da fare un po' di stambecchi su queste rocce gradinate, rocce abbastanza buone, ogni tanto si stacca qualche pezzo, ma insomma. Cerco di gradinare e farla tutta in diagonale e beccare poi la neve là. È solo questo passaggio. Madonnina là, questa cresta è stata abbastanza semplice. Passaggetto fatto, ora devo andare giù. Giù di qua, sto rippone, un po' così. E poi devo guadagnare là la neve, non è tanto, eh. Solo sta roccia qua da fare. Ah, murettino molto simpatico. Bello però, impegnativino. A mani nude, i guanti l'avevo mollati qua. E la picca, sono lì. Oh, ho ritrovato il nevone, adesso scivolone. E giù a beccarmi di cielo. Boh, piccolo pezzo da fare un po' a ritroso. Nulla di incredibile, ma insomma un po' all'occhio bisogna stare. È quel pezzo in cui si va un po' tra canaletti, un po' ripido. Boh, eccola il parcheggio C. Io vengo giù da di qua. Adesso la neve sfonda un po', eh. E poi si va giù tutto di là. Hai canali da fare in discesa, sul ghiacciaio si sciava benissimo. Neve era bella, polverosa. Qua è quel crostoso che sta diventando neve trasformata. Tutti i canali così. Poi si va giù fino nella gola e poi dietro di là c'è il benevolo. La Gran Taparei traverso fatto. Adesso qua fa caldo, adesso mi faccio sto canalone, giro di tutto lungo il torrente e vado a beccare il rifugio là, e poi da tutto rientro fino a Tuel. Ecco qua, salutati gli amici del rifugio benevolo, sempre molto gentili ospitali. Là c'è la Gran Taparei, ora giù di qua con gli sci fin dove si può e quando non si potrà più camminerò. Boh, bellissima giornata, bello. Sole caldo, marietta fresca. Perfetto, si sta da Dio. Bene, vado giù. Ecco, sto ravanage in mezzo al torrente mi mancava. Porca miseria. Se devo andare fuori da qua. Vabbè. Ci proviamo. Mamma mia, è stata la cosa più difficile della giornata. Porca miseria, tutto ghiacciato e si scivola. Ora su di qua. Basta, la cosa più difficile è stata staccare il torrentello.